Bene, un saluto agli amici di Android Blog. Siamo in compagnia quest'oggi dell'Acer Liquid E2, il nuovo dispositivo della casa Acer, e che in questo caso è in versione dual SIM e quindi potremo già sfruttare con Android il dual SIM. E subito andiamo a vedere allora le impostazioni riguardanti il dual SIM. Sono molto semplici, si può scegliere se attivare la SIM 1 o la SIM 2 e poi scegliere sulla chiamata vocale, sui messaggi, sulla connessione dati, quale delle due SIM praticamente andare a scegliere. Quindi tutto in modo molto automatico. Ora ho chiuso la connessione dati, anche se era in wifi. Ecco, parliamo subito di wifi. Questa è una cosa che non mi è piaciuta tanto. Allora, il wifi rispetto ad altri dispositivi prende davvero poco. Ecco, ora noi siamo nello stesso punto dove io faccio sempre le recensioni, dove con altri dispositivi non ho mai avuto nessun tipo di problema. Questo telefono invece in wifi, ve lo avvicino, praticamente prende solo la misera l'ultima tacchetta. Ecco, ora ne è riuscito a prendere una seconda, quando invece molti ne prendono, non dico tutte, ma magari a posto di 4 ne prendono 3. Invece questo telefono spesso si mette su uno e se quando va bene su due. Quindi questa è una pecca di questo telefono, non mi è piaciuta. Però diciamo che se qualcuno ha bisogno di un wifi più potente, compra un adattatore più potente, un range extender, e quindi di conseguenza risolve il problema. Però questa cosa è un po' sottotono e quindi mi andava di farvelo notare. Detto questo, parliamo anche di batteria. L'autonomia è buona, non ho avuto perlomeno nessun tipo di problema dal punto di vista energetico. Il telefono regge tranquillamente una giornata, naturalmente non di più, bisogna caricarlo ogni giorno, ma naturalmente con un uso medio intenso. Detto questo, andrei allora subito a fare la prova delle chiamate e andrei a fare la prova del 190. Andrei a chiamare e vediamo un po' come va questo telefono. La ricezione e anche l'audio sono buoni, ve lo dico già. Un attimo che metti la voce, che l'ho dimenticato. Con la Smart 350 hai a disposizione l'innovativo servizio clienti Smart. Puoi contattare subito un nostro esperto grazie all'esclusivo servizio gratuito di chat che trovi su AutoMatch. Allora, l'audio è molto alto, grazie anche a questi speaker davvero ottimi, e quindi devo dire che si sente molto bene. Poi andremo anche a fare la prova di una canzone. E, anzi, vabbè, direi di farla subito, già che stiamo parlando di audio. Andrei allora in musica, andrei a vedere subito come funziona l'audio, e così vediamo anche poi la fotocamera. Questa volta facciamo un po' al rovescio rispetto al mio solito. Allora, dove sarà il lettore musicale? L'ho saltato da qualche parte. Allora, scusate ragazzi, ma non trovo il lettore musicale. L'avevo messo da qualche parte, ma non lo trovo. Vabbè, proviamo Play Music. Ok, perfetto. Sì, l'audio in effetti si conferma essere di alta qualità, di buona qualità e anche di volume molto alto, quindi ottimo da questo punto di vista questo Acer Liquid. Detto questo, andrei allora a vedere qualche foto scattata da questo telefono. Devo dire che le foto che vengono scattate sono di buon livello, alle volte forse mi sembrano essere un pochino, come dire, un po' pastellate, forse poco realiste.
mi sembrano un po' come se fossero quasi dei fumetti, dei cartoni animati per intenderci alle volte, però devo dire che le foto vengono abbastanza bene, anche messe al PC vengono visualizzate molto bene, quindi buon lavoro da parte di Acer, almeno sul comparto fotografico, e anche questo video che ora vi faccio vedere. Devo Bene dire che è di ragazzi, buona stiamo qualità. realizzando un video con l'Acer Liquid Dual SIM e stiamo vedendo un po' come si adatta la luce, qual è la qualità del video e anche qual è la profondità dello zoom per vedere fin dove arriva il telefono. Anche lo zoom, devo dire che non sgrana così tanto, quindi devo dire è buono questo telefono, la parte della fotocamera, direi più che discreta. Vedete anche l'animazione che c'è sul video quando siamo in galleria, anche questa mi è piaciuta particolarmente. Questo invece è uno scatto notturno e anche questo devo dire che nonostante la luce molto scarsa che c'era nella stanza, è riuscito a fare una foto davvero di buon livello. Bene, andrei allora nelle classiche foto di test, scusate, è uscito fuori fuoco per prendere le foto. Eccoci, il display non è sicuramente un Full HD, ma devo dire che fa il suo. Ecco, anche qui nella palette di colori mi sembra che i colori siano un pochino, come ho già detto prima, un pochino sparati, un po' quasi poco realisti secondo me. Però questa particolarità non mi sembra dare alcun tipo di problema, anzi, mi sono trovato bene con questo telefono. Buono anche il nero, questo sfondo nero con il contrasto bianco. Devo dire che è davvero di buon livello, si vede abbastanza bene. Un attimo, ragazzi, che ho visto che mi si è sporcato lo schermo, lo pulisco al volo. Eccoci, siamo tornati. E andrei allora a questo punto a vedere qualche video. Davvero carina l'animazione che abbiamo sulla galleria, mi è piaciuta. E questo è un 480p che mi è tranquillamente letto. Passerei al 1080p, così andiamo subito sul pesante e vediamo come il telefono lo legge. E devo dire che già l'ho provato da me e devo dire che non ho avuto alcun tipo di problema. Mi ha letto benissimo. Abbasso un po' il volume, viene letto benissimo e senza particolari problemi, lag o altro, e anche se io mi sposto il telefono mi segue abbastanza bene, quindi buono da questo punto di vista. Inoltre, oltre al 1080p, abbiamo qui per esempio un altro video che è il Fast and Furious, la presentazione in FLV, e anche l'FLV viene tranquillamente letto senza alcun problema. Quindi abbiamo detto 480p, 720p, 1080p e FLV vengono tranquillamente letti, mentre l'MKV no. Bene, abbiamo parlato quindi delle foto scattate, però non vi ho fatto vedere la camera e ci andiamo subito. Questa è il software della camera. Abbiamo quindi qui le varie impostazioni, la posizione, esposizione, effetto colore, modalità scena, bilanciamento bianco, antisfarfallio, possiamo scegliere anche impostazioni, per esempio rilevamento volto, autoscatto, sequenza degli scatti, dimensione delle foto, la massima è 8 megapixel e così via. Stessa cosa per il video. Bene, detto questo, allora andrei a vedere il browser che però non è Google Chrome, ma abbiamo proprio il browser di Android, eccolo qui. Quindi utilizzerei questo. Andrei quindi sul nostro sito androidblog.it e pagina disponibile. Ah, ho sbagliato io, ho scritto Android Blog, scusatemi, ho zompato la V e la G. Ok, nel frattempo che apre Android Blog, andrei a questo punto ad aprire anche The Verge per vedere un po' se è messo alla frusta questo telefono, come reagisce. Ecco, apriamo The Verge, ci apre modalità OK in mobile, però intanto ha già caricato Android Blog e devo dire che il telefono risulta essere particolarmente fluido quando faccio lo scrolling e mi segue davvero molto molto bene e anche il pinch funziona bene. Proviamo a fare un doppio tap, ecco. Benissimo, devo dire che il doppio tap ha impaginato benissimo la pagina. Ok, ottimo. Andando invece su The Verge, vediamo un po' di mettere ancora più alla frusta il telefono. Full site, li chiediamo, vediamo un po' quanto tempo impiega l'apertura del sito e com'è reattivo il telefono una volta che il sito è stato aperto. Ok.
Devo dire una buonissima fluidità, anche quando scendo il telefono mi segue benissimo questo Acer Liquid. Complimenti all'Acer per questo browser, che devo dire che funziona davvero molto molto bene. Molti telefoni fanno fatica anche con processori e altro hardware molto più spinto ad aprire le verge, invece questo Liquid è ottimo, complimenti. Bene, quindi sul browser, che mi aveva già stupito quando l'ho visto la prima volta, devo dire che funziona molto molto bene. Bene, adesso direi di andare a vedere il GPS, quindi come funziona il GPS, come si aggancia, vediamo un po'. Quindi questo telefono come va nella navigazione satellitare. Vi dico già che ho, nelle mie prove fatte, il GPS risulta essere particolarmente pigro. È poco reattivo, fa difficoltà a leggere i satelliti, a visualizzarli e ad agganciarsi successivamente. Per esempio, ormai saranno passati già 20-30 secondi da quando ho aperto il dispositivo e mi sembra di aver lasciato aperto il GPS, e infatti l'ho lasciato aperto. E però purtroppo il telefono ancora aggancia un satellite, per giù ne ha visto uno solo, altri dispositivi almeno ne vedevano qualcuno di più. Quindi direi di non allungare ulteriormente questa prova, visto che l'ho già fatta da me. La navigazione satellitare va bene solo con l'ausilio di internet, quindi Google Maps con GPS più internet, altrimenti senza internet la vedo un po' dura sinceramente. Bene, ok, allora abbiamo visto anche questo. Direi di fare alcune altre considerazioni riguardante le impostazioni. Per esempio, qui sono le impostazioni riguardo a TTS Sound. Si può scegliere per quanto riguarda gli speaker posteriori, gli alti, bassi, l'equalizzatore e così via. Successivamente direi di parlare della memoria. Abbiamo infatti una memoria interna di 2,35 GB, il che risulta essere forse un po' pochino, specie se andiamo ad installare applicazioni un po' più pesanti. Comunque, intanto questo c'è e ve lo dico. Informazioni sul telefono invece è stato fatto proprio ieri, quando l'ho preso mi è arrivato il telefono, c'era già la possibilità di fare aggiornamento, l'ho fatto ieri prima di provarvelo, e la versione Android che si è installata è la 4.2.2, quindi una delle ultime disponibili per diciamo, la maggior parte dei telefoni Android. Ok, infine volevo farvi vedere, prima di Asphalt, alcune applicazioni che vengono inserite da Acer, come Acer Cloud Backup e Ripristino, il barcode scanner, dispositivi d'ingresso, quindi parliamo di tastiere e altri dispositivi wireless, mouse eccetera. C'è un piccolo file manager, poi abbiamo HD Channel, che praticamente ci fa vedere i video di YouTube fondamentalmente in HD, quelli che sono disponibili, e poi vabbè la radio FM, che magari in molti non c'è, poi l'Aris Office per la visione dei vari Word, Excel e così via, e poi l'ultima pagina, video player, e vabbè poco altro, quindi direi questo. Ok, allora a questo punto direi di fare una prova riguardante l'USB host, vediamo se questo dispositivo supporta l'USB host oppure no. Facciamo la solita prova attaccando il nostro cavo che sto appunto prendendo, eccolo qui, e lo attacco, vediamo un po' quindi il dispositivo come reagisce, se vede la chiavetta oppure no. Ecco qua, la chiavetta è collegata. Ma il dispositivo non sembra vederla. No, direi di no. File manager, no, solo la scheda SD e memoria telefono. Quindi questo telefono non è USB host. Quindi non possiamo collegare chiavette, come non possiamo collegare altri dispositivi wireless. Per chi qualcuno mi ha detto, ma Mauro, ma non è che magari non funziona il cavo, la chiavetta? E allora io gli rispondo subito. Come potete vedere, io qui ho il mio Galaxy S4 e il dispositivo legge tranquillamente la chiavetta, ma è rimasta connessa e mi fa entrare all'interno della chiavetta stessa. Quindi il problema non è della chiavetta o del cavo, ma semplicemente è che un telefono o un altro non ha l'USB host, o magari un altro ce l'ha. Detto questo, andrei avanti
toglierei questo, andrei a provare quindi Asphalt, che risulterà essere la nostra ultima prova. Ok, solito errore di rete, questo telefono, vabbè, con il wifi purtroppo litiga un pochettino. Ah, mi sono dimenticato di farvi vedere le email, poi dopo ve le faccio vedere. Spazio libero insufficiente. Ma io questo gioco l'avevo già scaricato, veramente, quindi non capisco perché mi dica spazio libero insufficiente quando io... Ok, Asphalt 7 non vuole saperne di partire, allora siccome c'è già Asphalt 6, no, volevo dire, siccome Asphalt non va, si potrebbe provare a scaricare Asphalt 6 o Asphalt 5, qualche versione vecchia di Asphalt, ma che ora non ho disponibile. E il problema di Asphalt 7 probabilmente è che manca memoria per andare allora ad installare i file che ho scaricato. Niente, quindi Asphalt 7 su questo dispositivo non parte. Il problema è molto semplice, credo che manchino i giga disponibili per scaricare il gioco, visto che il telefono ha solo 2 giga e poco più liberi sulla memoria. Quindi direi parte ludica un po' scarsa di questo telefono, possiamo utilizzare solo giochi che non hanno grandi megabyte, diciamo, oppure magari addirittura Asphalt che occupa poco più di 1 giga, quindi giochi che non siano così pesanti dal punto di vista della memoria. Ma questo vale anche un po' per tutte le applicazioni che devono per forza inserire i dati sulla memoria del telefono. La memoria del telefono, abbiamo già visto prima, era 2,35, se non ricordo male, quella disponibile, quindi non molto. Bene, vabbè, detto questo, vi faccio vedere semplicemente le email e direi che possiamo chiudere qui la nostra chiacchierata. Ecco, questa è una mail di HV1 che spesso vi manda le possibilità di acquistare i suoi prodotti, e come potete vedere qui non c'è la possibilità di andare a fare lo zoom out, quindi fino ad arrivare alla visione della mail tutta quanta sullo schermo. Classico problema di Android. Per il resto però non abbiamo avuto alcun tipo di problema, le mail vengono scaricate tranquillamente, ci si collega tranquillamente ai vari account senza problemi. Bene, quindi cosa dire di questo Acer Liquid E2? Un ottimo dispositivo, mi è piaciuto, specialmente il browser è davvero reattivo, fa buone foto, fa buoni video e ha una buona gestione delle SIM. Peccato, secondo me, per la scarsa memoria, che vi faccio anche rivedere già che ci stiamo, che mi ha creato non pochi problemi. Abbiamo quindi solo uno spazio totale di 2,35 giga e quindi uno spazio disponibile, ecco il perché, solo di 573. Scusatemi, lo spazio totale era 2,35 e il disponibile è 2,573, quindi era questa la reale disponibilità di spazio. Per questo motivo mi dice che Asphalt non è installabile perché ne richiede almeno 900, 850, una cosa del genere. Questo ci preclude la possibilità di giocare magari a dei titoli importanti o installare alcuni navigatori offline. Detto questo, un buon telefono, per il resto, complimenti ad Acer, soprattutto per il browser che funziona veramente bene. Un saluto a tutti, amici di Age Mobile e di AndroidBlog.it, ci vediamo alla prossima, ciao!